L'interrogatorio davanti ai pubblici ministeri incaricati dell'indagine sul delitto di Angelo Vassallo è durato 11 ore. Il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, infatti, è stato chiamato a rispondere alle domande riguardanti la tragica notte del 5 settembre 2010, durante la quale il sindaco di Acciaroli fu brutalmente assassinato. Nella giornata di lunedì, il colonnello Cagnazzo è stato sottoposto all'interrogatorio a distanza di un anno e mezzo dal decreto di perquisizione emesso dai PM salernitani nell'estate del 2022. Gli inquirenti ipotizzano che Cagnazzo abbia avuto un ruolo nel piano criminoso mirante a depistare le indagini sull'omicidio, puntando le accuse su un narcotrafficante di origine brasiliana, mentre in realtà sarebbe estraneo al delitto di Vassallo secondo le prove acquisite. Gli investigatori avanzano l'ipotesi che l'ufficiale è accusato di concorso in omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal fine camorristico. Inoltre, pare che Cagnazzo sia stato coinvolto nella fase esecutiva del delitto. Secondo gli inquirenti, l'omicidio del sindaco era necessario per proteggere gli interessi legati al traffico di cocaina lungo la costa cilentana. Si trattava di un omicidio pianificato in anticipo per evitare conseguenze dannose e per impedire al sindaco di denunciare eventuali collusioni tra esponenti delle istituzioni, criminali e imprenditori sospettati di essere legati alla criminalità organizzata.